Rieccoci insieme con un'altra intervista, un altro nostro ospite. Abbiamo piacere di essere collegati con Giorgio Soffiantini, grazie di essere qui con noi, che è Grazie a voi. scrittore ma è anche parte del consiglio direttivo di AFMA, un'associazione familiari malati di Alzheimer di Verona, per aiutare le persone malate ma anche e soprattutto le loro famiglie. Ed è proprio questo il tema che andremo a raccontarvi insieme con il nostro ospite. Tutto nasce da un'esperienza di vita, quindi non è un ricercatore, un docente universitario, ma conosce tantissime dinamiche che afferiscono a questa patologia molto molto frequente. Pensate che purtroppo coinvolge 40 milioni di persone nel mondo per quello che riguarda la diagnosi in sé per sé, ma sembra che siano anche molti di più, che può insorgere anche in giovane età, purtroppo, che dura anche parecchi anni, ma quel che va a prostrare oltre alla persona che a volte sembra non essere più riconoscibile da parte di chi le sta vicino, anche i famosi caregiver, i parenti, i coniugi, i familiari, la stretta cerchia che circonda questa persona. Allora, per raccontare un'esperienza di vita, e dopo anche per dire due parole, anzi, io direi prima esordiamo consigliere, con due parole su questa associazione, perché io reputo sempre sia molto, molto importante per chi vive questa esperienza sapere che c'è chi ti può dare una mano. E quindi, lei che è del consiglio direttivo di AFMA, che cosa ci può dire di questa associazione? Poi entriamo nello specifico dei suoi libri e quindi della sua storia di vita. Sì, allora questa associazione è composta tutta da volontari, ha psicologi, educatrici, medici, neurologi, tutte le figure professionali che possono essere, diciamo, coinvolte in questo tipo di patologia. L'associazione a Verona gestisce un Alzheimer Café ed ha una sede dove i familiari, con anche gli ammalati, possono andare per ricevere consigli e suggerimenti sulla gestione della malattia. L'associazione fa innanzitutto un'opera molto importante, quella dei corsi di formazione per i familiari, perché fino a quando non si è colpiti da questa patologia, nessuno ne sa nulla, giustamente. E quando invece in un congiunto si manifestano questi sintomi, i familiari che non sono preparati tendono a reagire nei confronti dell'ammalato correggendolo quando sbaglia, quando non si comporta più come normalmente, si tende a correggerlo. Questo non è assolutamente corretto, non va bene. Questa patologia, pensate, è stata diagnosticata nel 1906, 116 anni fa, ancora non c'è una soluzione terapeutica, non ci sono medicine che la possono fermare, però rispetto a 20 o 30 anni fa se ne sa molto di più su come gestirla in maniera ottimale. Allora, un familiare preparato per bene con questi corsi di formazione gestisce meglio la patologia e così l'ammalato soffre di meno. Noi, la primavera scorsa, io in collaborazione con l'associazione AFMA di Verona e i Lions che hanno dato il supporto logistico, abbiamo organizzato la primavera scorsa quattro di questi corsi di formazione. E sono stati seguiti da tutta Italia e anche dall'estero. Questo è il grande vantaggio che dà il web. Abbiamo avuto persone che ci hanno seguito dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Ecuador. Mamma mia. Alla fine di ognuno di questi corsi, che hanno consentito ai familiari di seguirli da casa senza spostarsi, senza abbandonare il proprio ammalato, alla fine di questi corsi abbiamo consegnato un manuale a tutti dove ci sono tutte le informazioni cliniche, mediche, sanitarie e pratiche per gestire correttamente un ammalato a casa. Questo è per quanto riguarda l'attività dell'associazione, che ha anche aperto recentemente un servizio, centro di ascolto telefonico, con un numero al quale si possono rivolgere immediatamente tutte le persone che hanno un problema relativo a un ammalato Alzheimer che non sanno come gestire. Se si va nel sito dell'associazione si trovano tutte queste informazioni.
Perfetto, no, questo è importantissimo, quindi l'associazione AFMA, Associazione Familiari Malati di Alzheimer, Verona, in modo particolare la sede è sorta lì. Però tutto nasce, questo suo, lo stavamo prima chiacchierando fuori onda, questa sua dedizione di vita e anche il fatto che abbia scritto due libri molto importanti, significativi, da un'esperienza, da una tragica esperienza. Ci vuole dire sommariamente che quindi questo si riallaccia anche ai temi che lei ha svolto in questi due filoni che sono scritti in questi libri. Sì, allora io ho fatto questa esperienza purtroppo con mia moglie che è stata colpita a 55 anni, quando sono comparsi i primi sintomi. E il suo percorso è durato 18 anni. Nel primo libro io ho descritto quello che accade in pratica in una famiglia quando arriva il signor Alzheimer. E questo libro, testimonianza, che ho potuto fare solo perché avevo tenuto un diario, perché gli avvenimenti sono con un ammalato di Alzheimer sono talmente tanti che se non l'avessi fatto non avrei potuto scrivere quel libro. Bene, quel libro che io ho presentato con col passaparola di amici e conoscenti in più di 70 occasioni in 10 regioni italiane, raccogliendo fondi sempre per l'associazione, perché io il libro l'ho regalato all'associazione, dicevo, questo libro ha avuto dei riscontri che non mi potevo immaginare. E, per esempio, il più importante di tutti è quando mi ha convocato al Quirinale il presidente Mattarella solo perché aveva letto questo mio libro. È stata un'esperienza incredibile, molto bella. A seguito della quale poi ho potuto presentare il libro anche in Senato con la Presidente Casellati. Con Guarda, quella presentazione, con quelle presentazioni ho raccolto più di 18.000 euro per l'Associazione di Verona, soldi con i quali organizzano i corsi di formazione e stampano il manuale di cui vi ho accennato. ecco, io In le interrompo un quel libro. attimo, esatto, le interrompo un attimo. Che cosa sono quali sono gli elementi salienti che lei ancora ricorda di quello che ha scritto? Che quindi le persone che magari stanno vivendo tragiche esperienze come questa possono ritrovarsi e riconoscersi? E quindi qual è il suggerimento anche per affrontarli? Allora, il filone, diciamo, cioè il libro si sviluppa in questo modo, dall'analisi dei primi sintomi, cioè che il primo è stato la difficoltà di linguaggio. Mia moglie diceva passami il coso, dammi la cosa, non riusciva più a definire gli oggetti. A seguito di questo problema, quell'altro di riconoscere i volti delle persone. Poi ancora mia moglie era una abilissima cuoca, non è stata più capace di cucinare perché la testa non ti dice più cosa ci va messo nella pentola prima, dopo e come si fa. E poi è stato quindi un susseguirsi di problemi, mi ricordo come quello più drammatico per lei quando si rese conto di non essere più capace di fare la propria firma. È stato quello un momento molto brutto. Poi col proseguire della malattia sempre peggio, fino a quando non si arriva al momento più brutto che è quello della crisi comportamentale, quando l'ammalato diventa completamente irrazionale. E ricordo che mia moglie improvvisamente una sera non ne vuole più sapere di dormire e conseguentemente non ne vuole più sapere di mangiare, di bere, di assumere farmaci, di stare tranquilla un minuto. Io non sapevo più cosa fare, non c'era un attimo di pace. E dagli ospedali mi sentivo dire, guardi, non pensi che noi la possiamo ricoverare perché noi non siamo attrezzati. Come se invece casa mia fosse attrezzatissima per gestire una situazione del genere. E sono andato avanti in questo modo per alcune settimane, poi a un certo momento mia moglie era disidratata, dimagrita, con la febbre. Allora ricordo che presi il telefono e chiamai il mio medico dicendogli: guarda, se qui non succede qualcosa io vado dai carabinieri. E dice: per fare che cosa? Per fare una bella denuncia per mancata assistenza sanitaria. Qui c'è una persona che sta male e nessuno se ne vuole occupare. Bene, in 2 ore venne fuori il posto letto in ospedale.
in queste situazioni o si è determinati e ci si fa sentire, altrimenti non c'è nessuno che intervenga ad aiutarti. E quindi io descrivo tutte queste cose, poi conseguentemente la crisi comportamentale, perché da malato io da solo non ce l'avrei potuta mai fare a gestirlo a casa, perché la casa è piena di pericoli, di gas, di scale, di luce, di coltelli, di finestre. E quindi c'è il problema della gestione dell'ammalato, l'igiene, i problemi sanitari. Quindi io a un certo momento ho trovato l'unica soluzione, quella di riuscire a farla entrare in un servizio ad alta protezione Alzheimer di una casa di riposo, di una RSA. E lì l'ammalato era gestito da personale preparato. Era gestito da personale che si ruotava ogni 8 ore e quindi la situazione era ottimale. Io quando uscivo la sera dalla casa di riposo potevo stare tranquillo perché sapevo che mia moglie era in buone mani e quindi potevo riposare un po' anch'io. Ecco, in quel primo libro racconto tutte queste cose. Quindi cioè emerge praticamente la solitudine di tante persone che i famosi caregiver, chi si occupa del parente che ha questa patologia. Dico parente perché manca appunto delle figure specializzate o possono essere anche estremamente onerose trovarle e mantenerle per poterne prendersene cura. Ed è difficile anche quando la persona è così giovane, perché purtroppo l'insorgenza può essere anche in giovane età, trovare delle strutture che possano accogliere, perché come diceva lei, una RSA che è deputata ad accogliere persone che hanno una certa età anche. Quindi ci sono questi problemi di supporto a chi vive questa tragica esperienza. Sì, il problema qual è? Che queste RSA che hanno questi nuclei specializzati sono molto poche. Pensate, sono riconosciuti dalla regione solo 10 posti letto per provincia, che sono una goccia nel mare, perché se pensiamo alle migliaia di ammalati che ci sono nel Veneto, sono più di 30.000 gli ammalati di Alzheimer nel Veneto. Quindi purtroppo questa è la situazione. Poi c'è il problema economico, non tutti possono permettersi di pagare 3.000 euro di retta di una casa di riposo. Questi sono i costi di oggi. Ed è per questo motivo che più dell'80% degli ammalati è assistito a casa, perché ci sono questi problemi. Lei ha E interesse, la il coinvolge. problema del caregiver più grosso ce l'hanno indubbiamente le donne a ricoprire questo ruolo per assistere il marito o il papà o la mamma. E queste donne purtroppo a un certo momento devono abbandonare il lavoro e quindi perdono il reddito e non avranno mai la pensione. E questo non è così negli altri paesi europei e quindi da noi non è da paese civile lasciare le persone sole con questi problemi. Ecco, lei ha detto una cosa importante che le volevo proprio chiedere. In altri paesi europei funziona diversamente. In Europa, se non altro, sappiamo che all'estero, agli Stati Uniti, ci sono delle strutture attrezzate, ma in Europa funziona diversamente? Assolutamente sì. Per esempio in Francia io conosco il Piano Nazionale Francese per l'Alzheimer che ha più di 20 anni, ricordo che venne firmato dal presidente Sarkozy tra i suoi primi atti. Bene, quel piano nazionale prevede che per chi è costretto ad abbandonare il lavoro per assistere un malato di Alzheimer, interviene lo Stato a pagare i contributi e gli dà un aiuto. Poi con quel piano nazionale hanno aperto in Francia due laboratori giganteschi di ricerca per la malattia e hanno istituito dei centri grandi come ospedali, io ne ho visto uno a Bordeaux, ospedali di circa 1.000 posti letto dove ci sono ospedalizzati e gestiti solo ammalati di Alzheimer. Questo è rispondere per aiutare le famiglie. Da noi di tutto ciò non c'è nulla, purtroppo. Lei ha avuto l'opportunità di presentare questo primo scritto al Presidente della Repubblica e anche alla Presidente del Senato, l'Avvocato Casellati. Cosa le hanno dato? Cioè, era anche per segnalare un problema e sollecitare un intervento. È stato fatto, è stato promesso qualcosa? Si è mossa qualche pedina nell'ingranaggio istituzionale dello Stato, della Regione, di enti competenti oppure no?
Non è successo nulla da Allora, quella volta in avanti. in Italia c'è un piano nazionale dell'Alzheimer che è del 2014 e pensate che fino all'anno scorso, quindi 2021, non era mai stato finanziato, per cui non, era uno scatolone vuoto. L'anno scorso per la prima volta sono stati messi in quel contenitore 5 milioni di euro. Che suddivisi tra le regioni italiane diventano una cifra Ridicola. poco significativa, diciamo. Però ecco, questo dà la speranza che adesso quel contenitore venga rimpolpato, venga integrato periodicamente per poter dar seguito a quelle che sono le indicazioni anche del Piano Nazionale Italiano. Certo. Voglio aggiungere una cosa. Dopo la presentazione al Senato, i Lions di cui faccio parte si sono attivati per darmi una mano in questa attività di sensibilizzazione e abbiamo messo in piedi, due comitati, uno operativo e uno di studio. Il comitato di studio ha messo a punto una proposta di legge che andremo a presentare in questa primavera, una proposta di legge per aiutare i caregiver e per aiutare le famiglie. Avevamo in mente di fare questa presentazione adesso in autunno, tra ottobre e novembre, ma la situazione politica non Non ha ci consentito. consiglia di farlo No, adesso certo. perché non ci sono ancora chiari i riferimenti, chi sono i ministri, chi sono i presidenti delle commissioni, eccetera. E quindi lo abbiamo spostato alla primavera dove sarà più opportuno fare questa presentazione che faremo a Roma cercando di coinvolgere tutte le figure istituzionali connesse, politiche, amministrative, sanitarie. Questa è la mia grande speranza di riuscire cioè a fare qualche cosa di concreto per aiutare queste famiglie italiane che sono pensate, nell'area della demenza sono 1.200.000 famiglie italiane, di cui 800.000 almeno colpite dall'Alzheimer. Che l'Alzheimer, tra l'altro, è diverso dalla demenza senile e ha delle sue connotazioni e un protocollo ben preciso anche per essere seguito, per cui anche la diagnosi deve essere differenziale, Sì, certamente. no? Quando l'altro invece, magari avremo modo di farlo anche in un'altra puntata, se le avrà piacere di sempre essere con noi, però volevo già accennare, l'altro libro invece che cosa tratta? Qual è stato l'altro Allora, nell'altro capitolo? libro io racconto in pratica quegli 11 anni che ho fatto in casa di riposo con mia moglie, perché ero là tutti i giorni. E quindi racconto ancora eventi, relativi alla sua assistenza, ma sviluppo di più tutte le attività che definisco collaterali, nelle quali mi sono impegnato. Io mi sono impegnato quando non ero con mia moglie, avevo qualche ora libera, ho cominciato a scrivere libri che non avevo mai fatto in vita mia. Mi sono messo nel volontariato, nei volontari del soccorso, mi sono messo ad aiutare la parrocchia, mi sono messo con i Lions, mi sono messo con col CTG, con vari circoli e associazioni, per Insomma, questo l'ha essere scatenato. sempre impegnato, Esatto. perché questo impegno costante, mi ricordo che gli amici mi dicevano: sei sempre di corsa. Ecco, io dovevo essere sempre di corsa per non avere il tempo per piangermi addosso, per cadere nella depressione o per diventare la seconda vittima della malattia. Tutto Certo. ciò è stata quello che io definisco la mia terapia personale che mi ha salvato. E quindi in questo libro, che si intitola Essere Caregiver, storia d'amore, sconforto e resilienza, racconto tutte queste cose e può essere un esempio per tutti,
ognuno ha le proprie capacità, no? Certo, Io però almeno ha voglio dato dei fare tutte. suggerimenti, ha dato dei supporti, dei suggerimenti che sono molto importanti. Questo è estremamente significativo. Io le chiedo questo perché purtroppo il tempo è volato, cioè pensavamo di no, ma quello che Sì. sta raccontando è molto interessante. Se potremmo trovarci un'altra volta, proprio perché Certamente. quello che lei sta dicendo, a frutto anche della sua esperienza, per cui sono cose che lei ha fatto, non sono teorie che poi non si possono realizzare. Vorrei approfondirlo ulteriormente. Ha detto due cose importanti che tengo a sottolineare nella chiusura di questa intervista. La depressione, per combattere la depressione, lei si è tenuto molto impegnato e magari parlare la prossima volta proprio di depressione che colpisce il caregiver. E di seconda vittima della malattia, perché le seconde vittime della malattia sono proprio i familiari, chi ci sta vicino se non hanno delle difese immunitarie che in qualche, tra virgolette, che in qualche modo vengono attivate. Esattamente. E chi non ce la fa poi può arrivare a prendere decisioni estreme e poi queste cose si leggono sulle cronache dei giornali. Assolutamente. Giorgio Sofiantini, consigliere direttivo AFMA, lei è anche dei Lions, scrittore, io la ringrazio tantissimo, veramente. L'occasione vuole essere un po' a fine settembre, c'era stata la giornata internazionale dell'Alzheimer a livello mondiale, ma ogni giorno è un'occasione perché non bisogna mai dimenticare chi sta vicino a queste persone che sono dei malati che vanno seguiti nel modo migliore possibile e una persona qualunque è difficile. Lei è stato bravissimo, però non si può nascere esperti e c'è bisogno di un supporto istituzionale che è fondamentale, per cui tenere sempre i fari accesi su questo tema. Grazie ancora, io la ringrazio moltissimo. Grazie a lei e buona giornata. Allora, cari telespettatori, con questa intervista chiudiamo questo nostro capitolo dedicato a vari approfondimenti molto importanti, come avete visto. La puntata poi, ringraziando ancora il nostro ospite, la potete rivedere in replica sul nostro sito internet. Io vi auguro una buona notte, a questo punto ci rivediamo presto. Grazie.